Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati su Senza Trucco. Oggi realizzo insieme a voi una fantastica BB cream colorata che copre veramente anche quasi come un fondotinta, quindi vi consiglio di farla perché è molto semplice, che realizzeremo anche nella versione per non spignattatori, che è una versione semplice che sicuramente molti di voi conosceranno e che ho semplicemente inserito per fare vedere e per non fare scoraggiare, diciamo, a chi non spignatta. Quindi se volete fate quella più semplice, che funziona allo stesso modo, ovviamente però la resa è peggiore con due ingredienti che sono crema viso e fondotinta minerale. Non potete avere lo stesso effetto di questa BB, quindi io vi consiglio di cominciare a spignattare dalle cose più semplici. Ci sono tantissimi tutorial, dai più semplici ai più complessi, all'interno del mio canale. Trovate tutto diviso in playlist, quindi in caso andatevela a spulciare se volete cominciare. Per i molti che me lo chiedono, ho fatto in passato un video per dirvi come fare il primo ordine di materie prime se volete cominciare con make-up o con burro cacao o con crema o con prodotti in polvere. Vi lascio il link qua se volete andarlo a vedere. E l'ho realizzata questa BB insieme a Noemi, che saluto e che ringrazio, e l'ho realizzata con le materie prime che mi sono state spedite dal sito Bio Vegan Shop, e sono materie prime di ottima qualità. Infatti questa BB è venuta meravigliosa, ed è vero, anche le materie prime contano tanto, quindi un olio di cocco, se è biologico o meno, diciamo che fa la differenza anche all'interno del prodotto. E come utilizzare per fare il sugo di pomodoro, dei pomodori diciamo di un'ottima qualità, oppure i pomodori freschi del nostro orto, quindi biologici e più saporiti. La differenza si nota, e lo stesso avviene anche nei cosmetici. Questa BB è fantastica, ce l'ho messa in questo momento, mi piace tantissimo, vi faccio vedere l'applicazione così che la possiate e diciamo vedere, per vedere appunto quanto copre. E vi lascio tutte le informazioni nel box informazioni, vi invito ad iscrivervi se non siete iscritti per non perdervi tutti i successivi tutorial, e a mettere un bel mi piace se questo video vi è piaciuto. Vi lascio subito alla visione della BB e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Cominciamo con la prima versione più semplice per non spignattatori. Vi servirà soltanto un contenitore vuoto, del fondotinta minerale, a piacere un olio essenziale, e poi della crema viso o della crema contorno occhi. Non utilizzate la crema corpo che è troppo grassa. Questa è una crema viso che ho fatto da me e come vedete ne faccio in quantità industriali, quindi per me era l'ideale anche per riciclarla, e questa l'ho regalata alla mia mamma. All'interno della crema dovete metterne circa 2 cucchiaini, la proporzione è 2 cucchiaini di crema, un cucchiaino di fondotinta minerale, ma potete anche metterne di più fino a quando diciamo la crema riesce a integrarlo. Quindi versatene un po' alla volta e mescolate per bene schiacciando il fondo lungo i bordi, e vedrete che la vostra crema sarà diciamo perfettamente scrivente. Ovviamente farà un po' di scia, però coprirà, e dipende ovviamente anche dalla qualità del vostro fondotinta minerale, il mio era quello fatto in casa. Adesso passiamo invece alla versione per spignattatori. Come vedete è un'emulsione, e innanzitutto andiamo a creare la fase A. È una crema proprio mirata, diciamo, per essere una BB cream, per dare quel tocco di sveglia la mattina, e andiamo a inserire la caffeina, che si scioglie all'interno dell'acqua calda. Quindi aggiungiamo l'acqua alla caffeina che abbiamo pesato e scaldiamo il tutto in un pentolino a bagnomaria oppure anche al microonde fino a quando non si sarà sciolta definitivamente. Passiamo poi a formare il nostro classico gel di gomma xantana, quindi pesiamo il glicerolo vegetale, aggiungiamo per farla disperdere la gomma di xantana e mescoliamo. Dopodiché, una volta che si è dispersa all'interno della glicerina, aggiungiamo l'acqua anche calda, anche meglio se è calda perché si forma prima, mescoliamo e aspettiamo che si formi il gel di gomma di xantana. Stavolta noi abbiamo sbagliato, il contenitore era troppo piccolo, adesso versiamo tutto diciamo nel becher più grosso. Se ne utilizzate uno più grande per sciogliere la xantana nella glicerina è meglio. Abbiamo fatto un piccolo errore. E poi passiamo, mentre si forma il gel, alla fase B. Quindi pesiamo innanzitutto i nostri oli, e queste materie prime sono quelle del sito Bio Vegan Shop. Utilizziamo l'olio di ricino, l'olio di cocco dell'HD, che fa un odore spettacolare, non ve l'ho detto, lo sapete. E poi pesiamo anche il burro di murumuru, se non ce l'avete potete utilizzare del burro di karité o del burro di cacao. E poi pesiamo il burro di karité, però lo aggiungiamo poi perché è termolabile, quindi lo pesiamo e lo mettiamo da parte. Poi vi faccio vedere quando lo dovete andare ad aggiungere. Nel frattempo pesiamo la nostra base per
per fare il fondo in tinta minerale e aggiungiamo soltanto il titanio senza altre polveri, così che vi sarà una concentrazione massima di titanio. Vi consiglio sempre di utilizzare la mascherina nel pesare le polveri e poi aggiungo anche una polvere assorbente, che sono le microsfere di silice, che è a piacere, è facoltativa. Se non ce l'avete, mettete un altro po' di biossido di titanio e poi pesiamo gli ossidi. Con questa quantità vi viene una BB chiara. Se la volete scura, guardate sempre il box informazioni, dove insomma vi do delle indicazioni su come potete farla scura, però poi insomma dovete giostrarvela anche voi, perché come sapete creare il colore è difficile, però così avete visto poi alla fine del video l'applicazione su una pelle chiara, va benissimo, anche perché poi potete andare a scurire con una cipria o con una terra. Io utilizzo il grinder, però va benissimo anche il mortaio, l'abbiamo utilizzato spesso, quindi utilizzate quello che avete in casa. E poi noi aggiungiamo l'ossido blu, che avevamo dimenticato di aggiungere, l'abbiamo messo dopo, ma voi mettetelo prima. Sciogliamo questi oli e andiamo a mettere all'interno di questi oli che abbiamo sciolto al bagnomaria il nostro, diciamo, fondotinta minerale, mentre ancora il composto è caldo, e lo facciamo incorporare bene bene. Poi pesiamo i nostri emulsionanti. Se non avete questi emulsionanti, potete utilizzare un'altra accoppiata di coemulsionanti, o ad esempio un autoemulsionante come l'Olive 1000, e li facciamo sciogliere per bene. Nel frattempo mettiamo a scaldare adesso la fase A, quindi gel di gomma di xantana con la caffeina, e tutti gli emulsionanti con la fase B. Quando si sono sciolti, spegniamo il fuoco, aggiungiamo il burro di karité per non farlo rovinare, lo facciamo sciogliere molto velocemente, si scioglierà proprio in 10 secondi, e poi togliamo tutto dal fuoco, fase A e fase B calda, per procedere all'emulsione. Quindi prima versiamo metà della fase B all'interno della fase A e frulliamo, e poi tutto il resto. E mi raccomando, cercate di prendere anche dei bordi di tutto il fondotinta che resta nel beaker della fase B, e quando si è raffreddato il tutto aggiungo la fase C, che sono il gel di sodio ialuronato, oppure se non ce l'avete gel di aloe vera, oppure proprio niente e poi l'estratto di caffè. Questo è fantastico, fa un odore bellissimo, buonissimo, scusate. Però se non ce l'avete, un altro estratto va bene, oppure proprio niente, perché comunque già la BB è abbastanza ricca, però così è proprio mirata per dare, diciamo, una sveglia alla nostra pelle con la caffeina e l'estratto di caffè. Mi è sembrata un'idea geniale e non penso di averne mai vista una così in commercio. Se esiste, fatemelo sapere. E la trovo meravigliosa, anche la consistenza, liscia e lucida, mi piace tantissimo. E poi aggiungete il conservante. Mescolate per bene, dopodiché procedete a misurare il pH. Noi abbiamo utilizzato il pHmetro, ma per questioni di velocità di video non abbiamo ripreso, anche perché abbiamo combinato un papocchio, quindi in caso andatevi a guardare il video che vi indico nel box informazioni. E questo è il risultato finale, ragazze, guardate quanto è bella. A me, non so, sembrava omogenizzato, è fantastica, copre benissimo, è idrata, rende la pelle morbida, perché ci sono ingredienti pregiatissimi all'interno e poi anche degli attivi speciali, quindi è una BB veramente buona. Fatela perché vi piacerà tantissimo, davvero, non ho parole, mi mancano le parole. E poi la sono andata a mettere all'interno di questi tubettini che avevo preso su AliExpress, ma che vi dirò presto dove potete comprare anche da un altro sito. E quindi questo è quanto. E potete metterlo ovviamente anche in un altro contenitore, un vasetto, un altro tubetto, qualcosa di riciclato. Adesso vi faccio vedere l'applicazione del prodotto, così vedete proprio la coprenza effettiva che viene con queste polveri. Come vedete io ho delle macchiette che potete notare sulla fronte, sopra il labbro, nel mento e sul naso, perché è un periodo un po' stressante per me. E quindi prendo un po' di BB, logicamente per coprire tanto ce ne vuole di più rispetto a un fondotinta, però ora vedete, e la applico con il pennello da fondotinta, ma va bene anche le dita, la spugnetta meglio bagnata perché sennò se la assorbe tutta la spugna. E faccio intanto solo metà viso per farvi vedere come uniforma e copre, cioè proprio si vede anche in videocamera che copre, e notate la differenza con l'altro lato del viso, che ancora, diciamo, risultano delle macchiette ed è meno uniforme, mentre l'altra parte è pure più luminosa. E adesso la applico anche nel resto del viso.
A me il risultato piace tantissimo, non pensavo che si potesse notare così tanto in videocamera, lo potete vedere anche dal labbro superiore, non ce l'ho più praticamente. La pelle è morbida, non è per niente unta perché c'è anche la silica e mi piace tanto. E poi metto una cipria, diciamo, invisibile, opacizzante, potete utilizzare anche del semplice amido di mais per opacizzare il tutto. E quindi questo è quanto, spero che il tutorial vi sia piaciuto, un bacione e alla prossima, ciao!